che Gesù disse questa parabola, per alcuni che hanno l'intima presunzione di essere giusti, giusti significa a posto con Dio, e disprezzavano gli altri. E presenta gli antipodi della società di Israele, il fariseo, la persona che si separa dagli altri attraverso la pratica religiosa, le osservanze addirittura maniacale, e la persona ritenuta la più impura, la più distante da Dio, il pubblicano, un individuo che anche se volesse non può più cambiare quel mestiere che lo rende impuro. Ebbene, il fariseo in questa preghiera ringrazia il Signore più per sé che per gli altri e cosa presenta al Signore? Presenta al Signore quelli che sono i suoi tentativi di arrivare a Lui attraverso le pratiche religiose più degli altri. Dice il fariseo, digiuno 2 volte la settimana, ma il digiuno obbligatorio era richiesto una sola volta l'anno. No, lui fa di più, lui digiuna tutte le settimane, addirittura 2 volte. E poi si vanta, pago le decime significa l'offerta di una decima parte del raccolto del bestiame al tempio, al Signore. Lui non paga soltanto quello che è prescritto, paga per tutto quello che possiedo. Quindi è una persona che tenta di arrivare verso Dio attraverso una pratica incessante, continua e come vedremo straripante di osservanze che Dio non ha mai chiesto. Perché Dio non ha mai chiesto queste cose. Dio già dai profeti aveva detto: imparate cosa significa misericordia voglio e non sacrifici. Ebbene, quest'uomo che vuole andare verso Dio e ha l'ambizione di portare gli uomini verso Dio se ne trova escluso. Perché? Dice Gesù che da lontano c'era il pubblicano, la persona immersa nel peccato fino al collo, che pure osa rivolgere questa preghiera. O Dio, abbi pietà di me, peccatore. Cioè, sii benevolo, mostrami la tua misericordia. Allora ci abbiamo da una parte la persona spirituale, ricca della sua santità, che offre i suoi meriti al Signore. Dall'altra la persona che non ha nulla da presentare se non la sua condizione di peccatore dalla quale, ripeto, non può più venire via. Mostra la sua miseria. Da una parte il merito, dall'altra il bisogno. Ebbene, la sentenza sconvolgente, sconcertante di Gesù, io vi dico, questi, a differenza dell'altro, tornò a casa sua giustificato. Il pubblicano disprezzato qui diventa giusto, tornò a casa sua giustificato. Giustificato significa a posto con Dio. E mentre l'altro no. È una novità quella che Gesù ha presentato, che forse ancora non riusciamo a comprendere, ma che ci deve spingere a questo imperativo. E il Signore non ci chiede di essere santi, perché la santità separa dagli altri, la santità intesa come osservanza di regole, di pratiche religiose. Gesù ci chiede di essere la carezza compassionevole del Padre per ogni creatura.